Go! Bello poter scegliere e tutto sommato fa parte della quotidianità dell'individuo. Ogni pensiero, ogni scelta rappresenta una decisione. La frazione di secondo che intercorre tra il fare e il non fare, tra la scelta giusta e quella sbagliata, tra possibile e impossibile. Così, potendo permetterci il lusso di decidere quale automobile utilizzare per la nostra gita settimanale, abbiamo colto al volo l'occasione di pescare a caso, si fa per dire, tra stelle di pari valore emozionale. Tre sorelle tanto diverse quanto simili per vocazione e DNA. L'acronimo di partenza è lo stesso. Si comincia dalla G, si va all'estremo con GLK e si chiude con l'abbondanza della GL, classe USA. Sette posti tanto apprezzati da renderla protagonista assoluta del segmento sul mercato americano. Parola d'ordine: esagerare. Perché qualora le dimensioni del modello non fossero già sufficienti a rendere l'idea delle capacità di questa maxi SUV, la versione in prova porta in dote l'estremo della 63 AMG. L'occhio è sobrio, nulla di eccessivo per arricchire un'estetica già marcatamente sportiva, con il kit aerodinamico, le grandi prese d'aria anteriori per favorire il raffreddamento del poderoso 5005 V8 biturbo e i quattro scarichi posteriori. Le dimensioni sono eccellenti, 5 metri e 120 mm di lunghezza per 1 metro e 934 di larghezza, che corrispondono ad altrettanta abitabilità interna. Ma il bello deve ancora arrivare. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. La GL63 AMG va maneggiata con grande attenzione, perché messo in moto il V8 biturbo da 557 cavalli, il peso della vettura diventa solo un fattore matematico. La spinta del propulsore è impressionante. Volendo, potremmo raggiungere i 100 km orari in appena 4,9 secondi. Certo, qualche sacrificio occorre comunque farlo, perché i consumi dichiarati, seppure onesti, rapportati alle prestazioni, bene che vada, non scendono comunque mai al di sotto dei 12,3 litri di carburante per 100 km, anche in condizioni di guida normale. Del resto, questo non sarà certamente un problema per chi sceglie di acquistare una GL63 AMG. Rispetto al modello di partenza, i tecnici del garage di Affalterbach hanno adottato diverse soluzioni tese a garantire una dinamica di marcia essenziale a contenere tanta potenza. Il sistema di trazione integrale permanente 4MATIC adotta un ripartitore di coppia indipendente che distribuisce la forza motrice per il 40% sull'avantreno e per il 60% sul retrotreno. L'assetto sportivo Ride Control AMG con pacchetto Airmatic regola automaticamente le sospensioni per adattarsi immediatamente allo stile di guida e al fondo stradale. Le barre stabilizzatrici trasversali sui due assi riducono in modo incisivo il rollio in curva a vantaggio della sicurezza e del piacere di guida. Nulla è lasciato al caso. La GL63 AMG, oltre le prestazioni, è generosa in tutti i sensi. L'abbiamo già detto, le dimensioni in questo caso non sono cosa da poco e certamente muoversi nel traffico urbano è abbastanza impegnativo. Laddove in altri casi saremmo passati senza troppi pensieri, l'occhio qui è millimetrico. Ma la colpa non è nostra, forse sono le strade ad essere troppo piccole. Scherzi a parte, sebbene difficile trovare il classico parcheggio sotto casa, la manovrabilità della GL è eccellente. La telecamera posteriore, a nostro dire essenziale in questo caso, favorisce le traiettorie e la visibilità anche a chi è meno pratico. E l'angolo di sterzo è più che sufficiente. Fuori dal confine cittadino, la GL rende il meglio di sé. Il piacere di guida ci porta lontano. Il comfort di bordo è garantito da una dotazione ricchissima di sistemi, a partire dai sedili sportivi ergonomici in pelle e designio della versione Exclusive, con funzione massaggio. Così il climatizzatore a tre zone per le tre file di sedili, il sistema audio DVD con schermi integrati nei poggiatesta e il grande tetto apribile in cristallo. Qualche chilometro in più per provare ancora l'energia del 5005 V8 biturbo AMG.
La trasmissione 7G Tronic Speed Shift Plus AMG è velocissima. A disposizione fino a 3 programmi di gestione. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 250 km orari. Volendo, non ce n'è per nessuno. L'uso alle forme. La GL, in tutte le sue versioni, gode di un'armonia che predilige le linee decise e ben marcate, i dettagli morbidi e tondeggianti. Il muso triangolare, il portellone posteriore dritto, gli sbalzi dei passaruota che sulla nostra 63 AMG ospitano pneumatici 250-40 su cerchi da 21 pollici che lasciano intravedere le pinze dell'impianto frenante con dischi forati e autoventilati da 390 sull'anteriore e 345 sul posteriore. Per qualcuno questi potrebbero essere soltanto dettagli. In realtà fa tutto parte di un pacchetto essenziale che può essere apprezzato solo guidando la nostra GL. Sul tunnel centrale è disponibile il consueto pulsante attraverso il quale è possibile selezionare le tre modalità di gestione e di guida della vettura: Comfort, Sport e Sport Plus. Per ciascun programma la trasformazione è immediata. La percezione della GL cambia completamente. La SUV si fa cattiva. Non serve andare di corsa. Compreso che le prestazioni sono indiscutibili, la Mercedes GL 63 AMG è un'automobile raffinata che unisce la praticità di una SUV con il piacere di una sportiva e il lusso di una vettura premium. La cura del dettaglio si esprime in ogni più piccolo particolare. Pelle, alluminio e tanta tecnologia per la vita di bordo e per la sicurezza. Così quasi a casa, siamo certi del fatto che per acquistare un'automobile come questa non occorrono solamente i soldi, oltre 135.000 euro, ma prima di questi la passione e il desiderio di possedere un mezzo che difficilmente sarete in grado di utilizzare in modo tranquillo. Se vi lasciate prendere il piede, oltre che il cuore, separarvene sarà impossibile.